Tra i 5 contagiati nel comune di Airola c'è anche un'infermiera del San Pio. A darne notizia è stato lo stesso sindaco del comune caudino Michele Napoletano. La donna presta servizio proprio nell'area Covid e ora è ricoverata nel nosocomio Sannita. Non è il primo caso di operatore sanitario contagiato, ma la percentuale resta minima, dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Ferrante, a margine della consegna della strumentazione donata dalla provincia di Benevento. Adesso diciamo è una percentuale minima proprio perché diciamo sono casi sporadici che sono previsti, capitano, ma noi diciamo monitoriamo il tutto e teniamo sotto controllo. 32 è il numero dei tamponi che attualmente vengono processati al San Pio, molti dei quali riguardano proprio il personale sanitario, una quantità destinata ad aumentare. Venerdì dovrebbe arrivare l'analizzatore, questo ci consente di moltiplicare di 2 o 3 volte la produzione di fare i tamponi e quindi questo ci aiuta molto. In più siamo partiti anche per i test rapidi da oggi e quindi facciamo test rapidi e tamponi. Il numero dei ricoveri a San Pio invece resta pressoché invariato, una sola dimissione che fa scendere a 33 le persone che si trovano nel nosocomio beneventano. 30 sono sanniti, 23, di cui 20 sanniti, invece sono i casi sospetti Covid, un numero che non preoccupa il management dell'azienda, che può contare anche sull'eventuale supporto del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria di Liguori, qualora dovessero crescere i contagi. Le cliniche di Telese, spiega il sindaco Carofano presente all'evento, verranno utilizzate solo in una fase d'emergenza, ospitando i pazienti no Covid. Dovessimo entrare in emergenza, Telese, come ho già detto in altri comunicati, farà la propria parte, quindi darà la disponibilità, quindi non come perché la disponibilità la dà la clinica, ma in quanto autorità sanitaria locale io acconsentirò nel momento in cui andiamo in emergenza. Se questa non è a Telese, i pazienti devono rimanere al rummo che è una struttura adeguata ed attrezzata e pubblica per fare questo. Nel momento in cui ci sono invece difficoltà, per evitare che però vanno in emergenza, hanno un'opportunità di spostare i pazienti non Covid, quindi di spostare nelle cliniche private, liberare quindi gli spazi al RUM e al San Pio e portano praticamente i pazienti non Covid all'interno delle nostre strutture. Questo è quello che ho chiesto dopo che è finita la conferenza stampa al direttore generale e credo che lui abbia capito quello che era il messaggio che la comunità di Telese, nella mia persona, quindi nel sindaco, ha voluto dare al direttore generale.